E questo gesto, il gesto di tagliarsi una ciocca di capelli, ha contraddistinto quest'anno anche un evento mondano come il Gran Ballo delle Debuttanti. È nel momento esatto in cui si spalancano le porte del Salone della Galleria Grande della Reggia di Venaria Reale, alle porte di Torino, che sulle note del valzer di Strauss, i cuori delle 30 fanciulle, accompagnate da altrettanti cavalieri, cadetti dell'Accademia Navale di Livorno, battono all'unisono che la fiaba, il sogno di una notte, abbia inizio. È così. Vestite nei loro principeschi abiti bianchi, le debuttanti iniziano a volteggiare in un ballo che hanno imparato ad eseguire perfettamente nelle settimane precedenti l'evento, che si ripete sempre uguale da 26 anni ormai e che unisce cultura, formazione, bellezza e solidarietà. Infatti, oltre a regalare il sogno di una notte alle giovani debuttanti, il Gran Ballo è l'occasione per raccogliere fondi da devolvere ad un'associazione impegnata da anni a sostenere bimbi e donne disagiati, abbandonati e vittime di abusi. Quest'anno, per volere delle stesse ragazze, è andato in scena un gesto di solidarietà verso le donne iraniane. E stasera, come si può vedere, tutte noi ragazze abbiamo una piccola ciocca di capelli annodata con un nastrino rosso, perché questa è la ciocca che ci taglieremo. E come nelle migliori fiabe, chissà, se tra volteggi, sorrisi e sguardi complici, magari tra qualche debuttante cavaliere potrebbe anche essere sbocciato un inaspettato amore. Quello che è certo è che la serata ha regalato a tutti grandi emozioni.